ho trovato il mercatino dell'usato dei bambini più grande d'Italia. Come al solito siamo a caccia di affari Pokémon qui al mercatino dell'usato. Ti interessano le carte Pokémon? Sì, le vendi? Sì, le vendiamo. Ci hanno portato le carte direttamente, adesso andiamo a vedere cosa troviamo e soprattutto i prezzi se ci troviamo d'accordo. Allora, bellino intanto l'Aerodactyl di Astro Hyper. Vediamo, bello anche, no ma non mi interessa, a me interessa la bellezza della carta, a dire il vero. Allora, Zekrom molto bello l'Alakazam, poi adesso guardo un attimo tutto e poi ti chiedo i prezzi, eh. Allora, queste, ok, non mi fanno impazzire come carte, adesso mi linceranno nei commenti, ragazzi, le hold non mi piacciono più tanto, lo sapete. Allora, Aerodactyl, prezzo? 5 euro. 5 euro, posso vedere come è messo? Sì, mi sono male. Però possiamo trattare. È messo un po' male. È messo un po' male. Abbastanza male. Facciamo due? Va bene. È andata per due. Questo tienimolo da parte, te lo prendo subito. Poi cosa c'era che mi piaceva? C'era lo Zekrom che mi piaceva. Anche quello non messo tanto bene. Anche questo non messo tanto bene? Sì, non è messo. Indietro. Ok, eccolo qua. Sì, anche questo non è messo proprio bene bene. Gli angoli sono belli tritati. Quanto me lo fai? 50? Ma lo fai? Meno di quella. Cioè più di quella. No, ho sbagliato. Un euro, messa male. Va bene. Ok, andata. E l'Alakazam è una comune, la prendo solo perché mi piace l'Alakazam. Ti avverto già. 50 centesimi? Sì, dai. Dai, facciamo 4 tutto, dai. Perché sei stato gentilissimo, va bene? Ok. E per il resto, ho guardato e ti ringrazio. Intanto ti pago. Così, lo shaming, quanto lo fai quello Hyper? Non lo so. Tipo, fammi vedere, quanti spicci ho? Per 6 euro accetteresti se mi metti anche lo shaming? C'è rovinato, raga. Non è rovinata? Perché spicci non ne ho più. Allora, intanto ti pago queste 3. 4 a te, ti ringrazio. Lo shaming? 2,20 euro per lo shaming. Va bene? Ok. Controlla le condizioni, bravo, esatto. Prima guarda e accetti se le condizioni... Ci mettiamo un po' da parte, raga, che siamo un po' in mezzo. Eh sì, gli angoli, raga, sono bianchi. È rovinata, è rovinata. No, questa... Quindi a posto? Ti ringrazio. Grazie, ragazzi. No, non ti preoccupare, ce l'ho nel portafoglio. Grazie mille. Ci vediamo. Ciao. E raga, neanche tempo di mettere piede nel mercatino, già abbiamo fatto i primi affari Pokémon. Belline, distrutte, raga, perché ve lo assicuro, sono distrutte, si vedono, sono piegate. Però sono comunque belle. 6,20 euro, un affarone. Altre carte Pokémon, ragazzi, andiamo a vedere. Posso dare un'occhiata? Sì, sì. Grazie. Andiamo dalla fine. Ah, ok. Perfetto, già alla fine c'è qualcosa di interessante. Però mi sembra che qualcuna di queste non sono originali al 100%. Bella questa. Questa è originale? Andiamo a vedere. No, non penso che sia originale, raga. Comunque scrivetelo nei commenti e lasciate like. Bella carta. Bello questo Charizard. Adesso andiamo a chiedere il prezzo di questo. Posso chiedere? Prezzo del Charizard. 30 centesimi. 30 centesimi? Sì. Preso. Allora, questo lo prendiamo subito, anche se è distrutto, ma comunque bellino. Cioè, queste sono tutte a 30 centesimi? Sì. Ma le V, per esempio, a quanto le metti? No, 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 le V. Ok. Dipende qua. Di quali parliamo? Va bene, intanto guardo qui, tanto qui sono tutte comuni, vabbè, in realtà quella è una rara, però ok. Vediamo un altro po' se c'è qualcos'altro che ci può interessare. Madonna che Arthur, pazzesco raga, bellissimo, assurdo. E vediamo. Hai anche qualcosa di più succoso? Di qualcosa di più raro, succoso, costoso? Forse qualcosa qua, però non lo so. Forse qui? Diamo un'occhiata subito. Questa te la metto da parte che la prendo, eh. Tanto vado qui. Allora, belline, sì. Un po' distrutte. Bello, mamma mia, che artwork anche questo. Alcune, raga, anche le comuni, alcune hanno degli artwork pazzeschi. Bello quel Kabuto. Vediamo se c'è qualcosa che ci interessa, che può essere... Ah, che bella la pagina di Pikachu! Assurda! Bellissima! Complimenti perché l'hai messa a posto. Allora, per ora quel Charizard, poi le V invece, quanto me le piazzi? Tipo questa... Aspetta, questa? Sì. Quanto le piazzi più o meno prezzi? Allora, questo qua non è Questi qua tutto 80 centesimi. Ok, te le prendo tutte le V, penso. Sì, sono un po' distrutte dal tempo, ma va bene, dai. Posto, questo. Conkeldurr, Dragon... Sì.
Ah, non ti preoccupare, adesso facciamo i conti, va tranquillo. Dietro c'è un Salamas, prendiamo anche questo. Drapion, prendiamo. E per il resto queste volevo vedere se sono originali. Do un'occhiata, scusami. No, questa no. Ok, va bene. Allora, quindi hai detto 80 centesimi le V. Quindi sono 7x8, 56, 5,60 e 1,20, 6,80. Facciamo 7, siamo a posto, no? Ok, vai. Ce l'hai il resto? Perché ho finito tutti gli spicci. Pesante, raga. Andiamo a palla qui. Ciao, grazie mille. Ok, raga, anche troppi affari già. Possiamo già andare. No, non è vero. Continuiamo gli affari. Già terza bancarella, raga, è pieno qui. Andiamo a vedere subito se troviamo qualcosina di interessante. Prima questo piccolino, vediamo un po'. Stai comodo, videomaker, carissimo? Allora, vediamo qua se troviamo qualcosa di grosso. Comunque per ora non ci possiamo lamentare. Questo mercatino ha già regalato parecchie emozioni. Mai come quello di Riccione. Quello di Riccione è nel mio cuoricino speciale. Ma comunque, non male per ora. Allora, siamo a caccia di qualcosa di raro. Ma non solo. Ovviamente anche qualcosa di comune ci va benissimo. Qualche olo ci va benissimo, da come avete visto. L'importante è che siano carine, che possono entrare nella mia collezione speciale. Comunque, qui abbiamo qualcosa, sono tutte più o meno new, raga. Alla fine c'è qualcosina di sole e luna, però per la maggior parte sono spade scudo, quindi queste direi che non ci interessano. Vogliamo quelle sbrilluccicose. Ci sono quelle sbrilluccicose? No. Allora tu sostienici con un bel like e un commentino di guarda quanti mercatini ti portiamo e cerchiamo quelle rare, dai. Vediamo un po' se qui troviamo qualcosa. Oh, comunque io ricordo sempre Detective Pikachu. L'altra volta il mercatino non l'abbiamo documentato perché me l'hanno regalata. Stavamo cercando Detective Pikachu, appunto, e una carta siamo riusciti a trovarla. Però qui no, purtroppo. Ma lo sapete che a me piace anche Yugi, quindi due secondi Yugi, giuro, due secondi. Ti ringrazio, purtroppo niente. Grazie mille, arrivederci. Purtroppo questo banco niente. Però comunque già abbiamo comprato un sacco di roba e il mercatino è veramente immenso. Altra bancarella Pokémon. Andiamo a controllare che cos'ha questo ragazzo che sembra super super fornito. Partiamo dall'inizio. E ragazzi, dato che questo mercatino è troppo grande, questa sarà l'ultima bancarella e poi continueremo col resto in un prossimo video. Quindi questa è l'ultima bancarella di questo video. Intanto controlliamo se c'è qualcosa che ci può interessare, c'è qualcosa che ci possiamo portare a casa. Tipo queste potrebbero essere interessanti, soprattutto il Toxtricity, nonostante sono carte un po' particolari, poi di destino sfuggente, che ogni volta mi confondo sempre con splendente, sfuggente e quant'altro. Controlliamo sempre qui, abbiamo tutte le full art e V-Max e quant'altro. Molto bellene, molto colorate, molto invogliano. Una prisma. Belle le prisma, raga. Queste mi piacevano particolarmente, le prisma. Giriamo pagina e controlliamo. Latias, bellissimi questi due, incredibili. E poi abbiamo dei Charmander che qui si sono alzati ultimamente a prezzo esorbitante, ma perché con la nuova espansione usciranno Bulbasaur e Squirtle. Anzi, sono già usciti a dire il vero. E abbiamo finito quest'album. Andiamo in questo. Già vedo il Beedrill. Cos'è il Beedrill? Quel Beedrill è bello. Errore di prezzo, eh. Errore di prezzo? Ah, a proposito, hai qualcosa di Detective Pikachu per caso? Volete, ho un sacco di... Vai, ti prego, devo finirlo. Credo che tu le cercavi e ce l'ho qua, eccole qua. Sì. Parti dal Bulbasaur e... Allora, il Bulba ce l'ho. Allora mi sa che questo sarà l'affare di oggi, ti prenderò tutto. Quello me l'hanno dato l'altro giorno, l'Arcanine ce l'ho. Aspetta, il Pikachu ce l'ho. Allora, mi manca il Greninja, il Mr. Mime, sicuramente. E Liquid, il Ditto e basta. Queste. Quanto me le fai tutte e tre? Facciamo 5, 2, 7 e 4 sarebbe 11. Facciamo un errore di prezzo, 5, tutte e tre. Ah, 5, tutte e tre te le prendo all'istante proprio. Alla grandissima. Per i veri collezionisti queste ed altre. Grazie mille. Dovrei allora aver finito, grazie a te, il set di Detective Pikachu. E questa cosa mi fa molto molto piacere. E sono riuscito a finirlo al mercatino. Grazie mille. Super gentile. Allora, andiamo a vedere un altro album che ha destato il mio sospetto per 25esimo. Intanto ragazzi, vi avviso che se c'è qualcosa che vi interessa e volete contattare questo ragazzo, vi lasceremo i link ovviamente in descrizione. Quindi potete tranquillamente contattarlo, chiedere: hai questa carta, questa no.
Intanto controlliamo velocemente quest'album se c'è qualcosa che ci può interessare dopo aver finito finalmente Detective Pikachu al mercatino. È stata una fatica immane. E direi che di questo, dai, più o meno ci siamo, dai. Passiamo alla prossima bancarella e per voi nel prossimo video. Quindi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti. Ciao!